Stelle di mercoledì 8 novembre, buona giornata a tutti. Dico subito ai nati sotto il segno del cancro di non arrabbiarsi per nulla, perché in questi giorni è facile che ci sia un malinteso, anche per quanto riguarda i sentimenti. Noi sappiamo che in queste ore Venere inizia un transito particolare che mette alla prova tutte le storie che hanno avuto delle vicissitudini strane nel corso degli ultimi tempi. Poi è anche vero che magari noi andiamo avanti, cerchiamo di evolverci e il partner resta dov'è. Quindi attenzione, se per caso avete cambiato idea per quanto riguarda il modo di vivere l'amore, dico attenzione che il partner sia d'accordo con voi, altrimenti si rischia di vivere su due piani diversi il sentimento. E pare che in questi giorni, in particolare poi giovedì, venerdì, avrete voglia di mettere in chiaro tante cose. Capricorno, allora ci avviciniamo a questi due giorni, giovedì e venerdì, che sono un po' sotto pressione. Io non metto in discussione il vostro valore, voi lo sapete. Se andate a vedere le indicazioni per il 2023, avevo detto che sareste stati molto forti quest'anno. Poi le responsabilità comportano fatica, ma questo è un altro discorso. Questa settimana però dovrete prendervela non tanto con voi stessi, quanto con alcune persone che non fanno il loro dovere. Questo è un discorso vecchio che avevo fatto anche un paio di mesi fa, perché il Capricorno è un po' un accentratore in senso buono, cioè desidera sempre fare le cose, non dico da solo, ma con il minimo di gente attorno possibile. Questo perché ritiene che più c'è gente attorno e più si disperdano i comandi, ecco, si disperdano le intenzioni. Solo che avete anche bisogno di appoggiarvi a chi in qualche modo può in questo periodo, come voi, cercare una soluzione o indirizzarvi verso un progetto e un successo. Revisione d'amore, sì, attenzione nelle coppie Capricorno-Cancro, Capricorno-Toro. Andiamo al segno zodiacale del Leone, 3 stelle. Questo cielo è un po' birichino, anche se voi naturalmente reagirete. E come potete reagire? Da Leone. Quindi un leone chiuso in gabbia che fa? Ruggisce, sbraita, cerca di distruggerla questa gabbia. Ecco, se qualcuno di voi si sente chiuso in gabbia, oppure in questi giorni vuole tirare fuori il proprio animo dissacrante, troverà pane per i propri denti, perché abbiamo una situazione con Sole, Mercurio, Marte in aspetto molto particolare, agitata forse non per colpa vostra, per colpa di chi sta attorno, però in famiglia, sul lavoro, ogni tanto vi troverete al centro di qualche strana polemica. Il segno zodiacale dell'Acquario continua un percorso non troppo accidentato, diciamo che è una salitella. Siete mai andati in bicicletta? Ecco, ci sono delle salite che non sono proprio tanto pesanti, però faticose. Ogni tanto vorreste arrivare ad una discesa, questo sì, e la discesa c'è. Non bisogna più pedalare dal 22, 20, 22 di questo mese, perché arriveranno i nostri, cioè arriveranno molti pianeti in un segno amico. Quindi si tratta solo di essere un pochino più cauti nei giudizi, non arrabbiarsi, soprattutto se un progetto che è iniziato adesso non è andato come avreste desiderato. Il segno zodiacale del Toro, ecco che il Toro in questo momento vuole avere solidità attorno. Il Toro è un segno di terra, non se ne fa nulla delle chiacchiere, delle promesse, vuole avere delle certezze. Se qualcuno vi ha preso in giro o pensate che ci siano state delle persone un po' troppo superficiali nei vostri confronti, è già dalla fine di ottobre che siete un po' sotto pressione. Poi c'è da dire che tanti in amore hanno dato forza, pazienza, diciamo anche coraggio al partner in cambio di nulla. Insomma, anche voi avete diritto ad essere amati e penso che farete presente le vostre rimostranze. Il segno dei Pesci, 4 stelle, cielo importante. Mi auguro veramente che voi abbiate seguito un'intuizione, perché ci sono alcuni segni zodiacali che nella vita faticano molto per arrivare ad essere importanti e altri invece che seguono la fantasia, seguono le intuizioni. Ecco, voi avete questa capacità. A volte addirittura fate dei sogni premonitori. La notte immaginate quello che poi accade davvero. Sarà anche grazie alla vostra sensibilità? Questo sì, una sensibilità che spesso vi porta anche ad amare l'arte, la musica. Quanti nati sotto il segno dei Pesci sono musicisti, sono artisti? Non pretendo che tutti i nati sotto questo segno zodiacale abbiano questa vena
particolare, però è vero che nei confronti degli altri in questi giorni vi dimostrate molto generosi e spero che siate ricambiati. Cari Ariete, la settimana è interessante, però attenzione perché, sapete, in classifica vi ho messo un po' così così, in quanto tra domani e dopodomani c'è una sorta di tensione planetaria che va amministrata con coraggio. Continuo a pensare che voi siate troppo forti, perché quando c'è un ostacolo tentate di superarlo. Se una persona vi dice non fare quella cosa, è il momento giusto che la fate. Quindi non vorrei che stiate un po' esagerando, ma non tanto con le idee, non tanto con la mente, quanto con il fisico. Ecco perché da tempo, già dalla fine del mese scorso, sto dicendo attenti a dove mettete i piedi, cercate di non stancarvi troppo. Il nervosismo è da tenere sotto controllo. Grande Sagittario, questo cielo libera da molte emozioni negative, poi abbiamo adesso un Mercurio che va nel segno, quindi non dovrete neanche curarvi troppo di persone che cercano a tutti i costi di bloccarvi, di farvi inciampare, perché non ci riusciranno. Addirittura adesso anche Venere è più amica, quindi che dire di più? Via libera per i cuori solitari e via libera anche per gli artisti, per i creativi, che comunque è probabile, entro poche settimane o pochi mesi, abbiano voglia di mettere i puntini sulle i per quanto riguarda un contratto o un accordo. Per voi nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli è tempo di amare, lo segna Venere, ecco, come una campana è suonata nella vostra vita, forse ci saranno anche gemellini che in questi giorni sentiranno le farfalle nello stomaco, gli incontri sono importanti, io non ho mai visto un Gemelli chiuso in casa più di un'ora, perché voi avete bisogno di uscire, vedere gente, a volte addirittura anche di fare tardi la notte. Allora, se siete così vitali, poi molto dipende dall'età, cercate di rinnovare, ecco, questa energia indirizzandola verso le persone migliori, quelle che vi circondano. Progetti importanti. Scorpione, guardare il bicchiere mezzo pieno è, diciamo, l'indicazione delle stelle e poi anche circondarvi di persone carine. Soprattutto se siete single, guardate che tra qualche settimana Venere sarà nel segno, dobbiamo prepararci, dobbiamo farci trovare belli, eleganti, carini, in modo che una persona sia attratta da noi. Parlo allo Scorpione in genere, questo è il cielo giusto anche per nuove iniziative. Vergine, vi trovo protagonisti assoluti, persino nel dire basta, non gioco più, me ne vado. Ecco, perché questo cielo non è pieno di parole, 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 ma è pieno di fatti. Ed ecco perché, con ogni probabilità, anche oggi avrete un'arma in più per cercare di risolvere un piccolo problema che riguarda la famiglia. Bilancia, non vedevo l'ora di dire che questo è un cielo importante. Poi certi tormenti interiori ci sono, le famose malinconie di cui ho parlato e non parlo più, però c'è un miglioramento, c'è, diciamo, una maggiore tranquillità che riguarda la vita privata e spero anche l'attività. Certo è che in questi giorni vi si nota moltissimo, ma in senso positivo.